c'è la parola di Don Cristian. Sicuramente una camminata al giorno allontana il dietologo, ma molto spesso deve essere il dietologo a indurre le persone a camminare, perché è perfettamente inutile diminuire le entrate, cioè mangiare di meno, se contemporaneamente non c'è un aumento degli dispendi energetici. È la cosa più naturale, più antica, insita nella natura stessa dell'uomo, è il camminare, non il correre. Il correre spesso è fuga, invece il camminare è il guardare la natura intorno, è assaporare i paesaggi che si attraversano, è espletare la natura stessa dell'uomo. Liberi di camminare significa anche poter camminare. Rispettare la natura, ma essere rispettati, per cui meno traffico, meno macchine, meno tutto, e più libertà di poter camminare dappertutto. E quando questo non è possibile, andare a camminare fuori, delle volte basta allontanarsi poco dalla città, ma veramente poco, per poter avere sentieri, paesaggi, panorami stupendi dove si può camminare e stare a contatto con la natura. Questa è libertà e con questo noi intendiamo liberi di camminare. Verrà con noi? Certo, certo, sarò con voi come persona, come uomo, come medico, come nutrizionista che induce gli altri a camminare per poter avere una vita più felice, diciamolo pure, per poter avere un maggior dispendio energetico, tenere lontano il sovrappeso e l'obesità, per cui il dietologo vicino a chi cammina, per indurlo sempre a camminare e per fargli acquistare la gioia di vivere, il peso normale, e per farlo mangiare di più.